questa mattina cominciamo con una marcia alta. Non so se avete mai provato a partire con la macchina in seconda, in terza. Un po' difficilotto, né? Ogni tanto la macchina borbotta, la macchina cerca di mettersi in alto. Poi magari dopo un po', se insisti, prende il giro e parte anche. Ma altrimenti, soprattutto ai semafori, non so se ci fate caso, se partite in terza è un po' rallentata. Ecco, stamattina siamo un pochino così, sono le 10 e quasi 10. Vi invito a aver, diciamo, dopo questo momento di così di borbottamento, di un po' stallo mattutino, veramente prendere il via con una bella marcia alta che possa veramente portarci alla lode, all'adorazione di Dio come Lui merita. E quindi per farlo, come vi ho detto, cominciamo già al massimo. Vi invito ad alzarvi in piedi e a cantare con noi l'inno 274, che dice: grande in potenza tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te, Signore. Luce nel buio tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è altro come te. Dio è grande, il nostro Dio è forte, un Dio al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, il mio Dio. Thank you.
pasto più del cielo. Un amore che è arrivato al punto di donare il proprio figlio per fare di ciascuno di noi un redento, per pulirci dal peccato che avevamo addosso. Questo riscatto e questo amore infallibile ed eterno che ci ha donato, possiamo veramente dire che non c'è niente che ci separi dall'amore di Dio. Non c'è podestà, non c'è ricco, non c'è grandezza, non c'è politico, non c'è situazione che ci possa veramente allontanare dal suo amore. Niente e nessuno ormai può separarci dal tuo amore.
separerà dall'amore tuo, dall'amore tuo, chi ci separerà? È proprio vero che abbiamo cominciato dicendoti: tu sei grande, sei potente, ed è vero. Ed è una cosa meravigliosa sapere un Dio grande e potente. Leggendo il passo del Salmo 24, Salmo di Davide, si dice così: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Perché egli l'ha fondato sui mari e l'ha stabilito sui fiumi. Chi salirà al monte al cielo? Chi starà nel suo luogo santo, nel suo santo luogo? L'uomo innocente di male è puro, di cuore che non eleva l'animo e vanità, e non giura con frode. Egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cerco la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte terre, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno, forte e potente. L'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzate o porte terre, il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno dell'esercito, è il re di gloria. Amen. Signore, grazie, questa mattina abbiamo cominciato a dire: Signore, tu sei grande e potente. Che dire più, Signore? Noi siamo qui presenti questa mattina ad adorarti, ringraziarti. E alcuni dei nostri fratelli purtroppo non sono potuti venire, ma forse ti vedranno tramite il televisore oppure tramite il cellulare, non so, il Zoom. Signore, ti diciamo grazie, perché tu tocchi il cuore di ognuno di noi, in un modo o nell'altro, Signore. Tu sei entrato nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra anima e nel nostro spirito. Però ti diciamo grazie, Padre. Grazie, grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù, benedetto e eterno. Amen. Amen. Dio Santo e Padre Santo, nostro Dio e nostro Padre, ti voglio ringraziare anch'io stamattina perché siamo riuniti qua, per quello che abbiamo ascoltato e cantato fino adesso, per la certezza che abbiamo quando cantiamo: chi ci separerà dall'amore tuo? Niente. Grazie per questa certezza, nel santo nome di Gesù ti benedico e ti ringrazio. Amen. Amen. Per quella certezza di cui ci parlava Spagnola e sulla scia di quello che è il passo che ha portato Salvatore, vi invito a cantare l'inno 267, tu porta il del capo. Che nel Luis dice, ci si chiede chi è la gloria, chi è la gloria, la gran voce possiamo titolare è Gesù Signore. Thank you.
lui la voce, aprite cuori al suo amore, date a lui la lode, la forza e prima di lasciare che veramente la parola del Signore per stamattina fluisca tra di noi attraverso Mihai, vorrei invitarvi a cantare un ultimo canto e poi magari ne cantiamo un altro dopo la Santa Cena, che proprio dichiara come deve essere il nostro sentimento nei confronti di Dio. Abbiamo detto che è un grande Dio, pieno d'amore, che attraverso il suo amore ci ha veramente dimostrato cosa vuol dire essere un grande Dio, no? Si è fatto uomo, è morto per noi, per pulirci completamente, per renderci puri davanti ai suoi occhi. Abbiamo detto che ci ha aperto le porte del cielo ed è lì pronto ad accoglierci. E quindi col 161 vorrei veramente che noi tutti rendessimo grazie al Signore e che veramente gli dimostrassimo e ci prendessimo l'impegno di adorarlo, esaltarlo,
dall'aurora al tramonto del sole, perché un giorno tutti i regni saranno suoi e tutto il creato a lui canterà, che a lui canterà veramente le lodi, canteranno le lodi di adorazione, lo esalteranno e queste lodi riempiranno il mondo. Il suo popolo, ciascuno di noi che ha scelto veramente di avere il Signore come suo fondamento di vita, gioirà e la terra lo esalterà. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi sta a casa. In questi giorni, riflettendo sulla guerra in Ucraina e parlando con amici e familiari in tutto il mondo, ho imparato molto su cosa significhi amare il prossimo. Sicuramente culture diverse e persino generazioni hanno opinioni diverse su cosa significhi amare il prossimo. Ma amare il prossimo è qualcosa che spesso trascuriamo e talvolta forse ci piace anche dimenticare.
Ma come cristiani ci viene ricordato che Gesù disse che è il secondo comandamento più importante dopo amare Dio. Certo, non è sempre facile amare il prossimo, soprattutto considerando come le persone siano così diverse, per dire. Spesso siamo molto più bravi a lamentarci e litigare tra di noi di quanto non lo siamo mai ad amarci l'un l'altro. Il contesto biblico, cosa dice la Bibbia su amore? In Matteo 22, Gesù gli disse: amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Anche Levitico 19: non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimproverà pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Chi è il mio prossimo? In risposta a questa domanda, Gesù racconta la parabola del buon samaritano in Luca 25. Ebrei e samaritani non erano così amici molto vicini. Ma la figura del prossimo a quella che mostra misericordia all'uomo ferito è il samaritano. Che cos'è l'amore? La prima cosa, 1 Giovanni 4, 16, Dio è amore. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Seconda cosa, cosa c'è amore? Dare la vita per un amico. Giovanni 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, voi, se fate le cose che io vi comando. Che cos'è l'amore? È fraterno. Luca 8. Sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo, ma non potevano avvincerlo a motivo della folla. Gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Ma egli rispose, Gesù rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E questo fa un piccolo problema. Nel contesto cristiano, chi è la nostra famiglia? Forse questa immagine prima, di solito diciamo, ok, i miei fratelli, la mia famiglia intima, mia mamma, mio padre, i miei fratelli, però Dio dice che anche il mio prossimo fa parte della mia famiglia. Perché? Ha detto prima:
E gli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi, in questo contesto, chi è la mia famiglia nel contesto biblico? Mia famiglia non è solo questo. Mia famiglia è molto più larga. Mia famiglia sono tutti i miei fratelli che ascoltano la parola di Dio. Questo mette anche e fa una sfida per noi, perché in questo contesto la mia famiglia sono anche il mio prossimo. E quindi faccio qualche domanda. Sei disposto a fare lo stesso per il tuo vicino come per la tua famiglia? Se loro fanno parte della nostra famiglia, perché non facciamo la stessa cosa per loro come la mia famiglia intima, più vicina? Siamo disposti a spendere altrettanto denaro per i nostri vicini? Dovremmo? Perché? Perché no? Qual è il principio biblico? Questa è una discussione che ho avuto con i miei colleghi in missione che mi ha davvero sfidato. Hanno pensato e il mio capo ci ha chiesto a me e a Tamara perché il denaro parla. Noi spendiamo per il nostro vicino come la nostra famiglia. Per me era una sfida. Mi ha lasciato a pensare molto. La parabola del grande banchetto, Luca 14, quando Dio dice e parla, quando noi facciamo una grande festa, una grande cena, come si fa sempre in Italia. E Gesù dice di invitare non solo il più VIP, il sindaco, il Berlusconi, Versace o non lo so chi, ha detto no, per il grande banchetto di invitare i poveri, i zoppi, i vicini, perché altri di grande prestigio avevano molte scuse per non partecipare. Ha detto, quando noi facciamo una grande festa, di non pensare solo alle grandi persone, ma anche più vicino. Il contesto storico. In Italia dall'inizio c'è una brutta storia per amare il prossimo, dall'Impero Romano alla Seconda Guerra Mondiale. E anche per chi sta o viene dall'America Latina, o chi ha visitato Portogallo o Spagna, hanno tanto amore per chi viene dall'America Latina o no. E anche per i musulmani, i siriani che sono venuti. Per me, gli zingari. Sono stato più di 20 anni in Romania. I rumeni, non piace tanto dire che gli zingari sono rumeni. Loro dicono no, loro sono immigrati dall'India, non sono proprio rumeni. Loro sono stranieri, non fanno parte della nostra famiglia. I rumeni hanno fatto sempre due campi. Sì, gli zingari, sì, sono in Romania, sono tanti, ma loro non sono rumeni. E per tanti anni forse nessuno è meno considerato, meno rispettato in tutta Europa degli zingari. In Romania è anche difficile andare, è anche molto fastidioso andare al supermercato senza di stare con 4-5 zingari che si fermano a chiedere cibo o soldi. È pesante. Però anche loro sono persone
E sono persone che sono che anche Dio è morto anche per loro. Anche per forse per le, chi è un po' più vecchio, è tanto difficile amare i giovani. E forse questa donna sta parlando con lei. Chissà. Sì, sono diversi, in ogni generazione, e anche molto difficile creare una bella comunicazione tra le generazioni, perché siamo diversi. Nel contesto moderno, viviamo in un mondo globalizzato. 10 anni fa il mondo era molto diverso. Adesso non devi andare in Cina per incontrare i cinesi, sono tutti in via Prey. Salvatore, molto bene. Le nostre città stanno cambiando. Ok? Chi è un residente a Genova, adesso, contro 10-15 anni fa, anche Genova è una città molto cambiata. La definizione e la costituzione fisica di chi è il nostro prossimo è drasticamente cambiata. Che chi è un italiano? Se tu puoi fare questa domanda alle persone che in strada, le risposte sono diverse. Chi è un davvero italiano? Io, dopo di aver fatto il volontariato con Salvatore, con gli altri in via Prey, quando sono uscito, come per chi è stato in via Prey, direi che è una persona di ogni nazione. E la maggioranza non parlano italiano. Quando loro arrivano a chiedere o a ricevere il cibo, la maggioranza parlano araba, spagnola, francese, inglese, la maggioranza non italiano. E sono andato a prendere lo scooter e ho visto solo a 100 metri ci sono in un altro mondo, in Porto Antico, dove ho visto il yacht di lusso per i VIP che vanno a Portofino o verso le Cinque Terre. E ho detto, ma e ho scritto il mio pensiero che fa 100 metri. Qui c'è il mondo in Porto Antico con lo yacht che va a Portofino, e chi in via Prey sono le persone che stanno in questo caos, ma solo 100 metri di distanza, due mondi diversi. Vi faccio una domanda. Nella nostra cultura genovese, italiana, chi è difficile per noi accettare come nostro prossimo? Ok? E la seconda domanda, chi è il prossimo che ti è difficile amare per te? Amore. Cosa c'è amore? Dio ha abbassato il suo impegno sull'amore. L'amore è il suo carattere. Dio è amore, è il suo carattere. Carattere, grazie. Amore è l'amore che è altruistico. È morto per noi, è morto
un amore che si sacrifica, un amore che lotta per la giustizia. L'amore non ha senso se non è evidente nelle azioni giuste. E perché questo è importante? A me piace di essere pratico. Se non ami il tuo prossimo, come puoi amare e lavorare nel tuo contesto? Io ho avuto una semplice domanda per i miei colleghi, per esempio, per chi ha lavorato a Genova o in Romania, e si sono lamentati tanto, e non mi piace questo, non mi piace quello, non mi piace quello. Io ho detto, ma ok, se non hai amore, cosa stai facendo? Se non hai amore per i genovesi, se non hai amore per la tua città, per gli zingari, perché stai qui? Perché tutto è basato sull'amore, secondo me. La mia parere, l'amore per il prossimo è l'essenza del cristianesimo. La mancanza di amore, e sono sicuro che avete visto quando non c'è amore, si vede. La mancanza di amore per l'altro o per il prossimo è spesso alla base dei conflitti relazionali, certo. E riflettere, chi è il mio prossimo e chi è la mia comunità? Per tante persone è difficile pensare a chi fa parte nella mia comunità più intima. E non sto parlando solo, ok, siamo a Genova, sto a Sturla o a Quarto, no, la tua comunità più intima, chi fa parte? La tua comunità ti considera il suo prossimo o no? Cosa significa essere accettato nella tua cultura? Cosa significa essere perdonati nella tua cultura? Nel contesto rumeno, per esempio, si dice spesso che la cucina è il luogo più intimo della casa di una persona. Se ti è stato permesso di entrare in cucina, o se la conversazione è rimasta in cucina, era un vero segno che sei ufficialmente accettato e davvero uno del gruppo. Sei dentro. Non sei più uno straniero, fai parte del gruppo. Mi è stato detto. Faccio un esempio. Un mese fa, quando era ancora Tamara negli Stati Uniti, ho ricevuto una telefonata da un amico che sta vicino a Rimini alle 15:30 più o meno, e mi hanno detto che c'è una famiglia dall'Ucraina che deve stare una notte a Genova. Hanno detto sono 4 persone e 2 cannolini. Ho detto ok. E hanno detto che e arrivano tra 2 ore. Ho detto ok. Ho visto, era molto tardi, ok, ho detto ok, Tamara non è a casa, loro possono stare da me, ok. E ho guardato che okay, ho 2 ore, devo fare la spesa, devo guardare bene se ho cambiato le lenzuole e di preparare la cena. E dopo ho pensato, ok, io sto in via Burlando e loro sono stati in viaggio più di 30 ore già, e nella mia strada il parcheggio è molto difficile. Allora, mi è stato detto che il mio palazzo è molto particolare. Noi abbiamo un gruppo su WhatsApp
E ogni giorno si scrive: chi può ricevere il pacco dall'Amazon? Mi mancano le uova, chi può aiutarmi? E così. Siamo molto vicini e per me di buttare via la spazzatura ci vuole almeno 30 minuti perché sto parlando con tutti. E Tamara ha detto: ah, solo 30 minuti oggi, non un'ora, non hai parlato molto. E ho lasciato un messaggio nel gruppo, ho chiesto a Tamara, ho detto: ma loro arrivano e con un parcheggio cosa posso fare? Ha detto: puoi lasciare un messaggio nel gruppo di WhatsApp del palazzo. Immediatamente ho ricevuto tre risposte di tre persone che hanno detto: ah, loro possono usare il mio box questa notte, basta scrivermi un messaggio privato e possiamo risolvere velocemente. E dopo c'era un altro vicino che ha una macelleria e mi ha detto: Mihai, ho portato prosciutto, formaggio per il loro viaggio. E dopo il presidente mi ha detto: Mihai, ho lasciato una busta nel tuo cassetto per vedere che noi abbiamo fatto una colletta di più di 400 euro per il loro viaggio. E non tutti loro sono cristiani, hanno scritto anche un bellissimo messaggio per Putin nella busta. Però per me, solo lui ha 38 anni, e sua mamma e i nonni. E quando è venuto mi ha detto: Mihai, ho sentito che tu hai lavorato per tanti anni in Romania e tu sai come è per i nonni che stanno in un paesino. Ho stato a riflettere un attimo, ho detto: siete stati più di 30 ore e tuo nonno ha bisogno di fare una doccia, vero? Ha detto: sì, Mihai. Abbiamo una piccola macchina e anche i cannolini. Tu devi aiutarmi a convincerlo di fare una doccia. Ho detto: ok. Ho detto, quando sono arrivati, ho detto: siete stati per tante ore in quella macchina, ok, potete fare una doccia. Però lui, molto orgoglioso, non ha voluto ricevere ancora un aiuto. Alla fine ha fatto una doccia e tutti erano molto più contenti. E per me è stato, sì, era difficile di avere solo 2 ore per prepararmi, ma in quella sera è stata una vera benedizione, e perché più che di dare una mano per loro, nel mio palazzo era una bella testimonianza per i miei vicini. Hanno detto: ma Mihai, ma tu come sei stato, come hai fatto il contatto con loro? Ho detto: sì con mia moglie, siamo amici di una famiglia che sta a Rimini, mi hanno scritto, e anche mia chiesa, stiamo aiutando diverse persone che arrivano dall'Ucraina, abbiamo fatto anche collette dei vestiti, del cibo per portare in Ucraina. Hanno detto: ma davvero? Le chiese stanno facendo qualcosa? Io ho detto: sì. E hanno detto: e non solo questo, ho parlato di WES, e di quando noi facciamo una serata per andare a aiutare i senza tetto, anche il cibo. E loro sono rimasti veramente scioccati. Hanno detto: ma io non ho pensato mai che le chiese a Genova stanno facendo qualcosa per il nostro prossimo. Mi ha detto: sì, facciamo tante cose. Il giorno dopo, quando loro sono partiti, e i miei vicini, 5 persone, mi hanno scritto i messaggi privati, mi hanno detto: ehi Mihai, sono veramente molto contento di vedere che le chiese evangeliche fanno qualcosa per le persone che hanno bisogno. E per loro era una bella testimonianza.
E sto parlando anche con i miei vicini e spero e prego che non... che presto loro vengano anche da noi in chiesa. Sono due persone che sono ad un passo di venire in chiesa, sono molto contento. Oggi voglio che tu pensi a chi è il tuo prossimo e cosa puoi fare in questo periodo per il tuo prossimo, in questo anno, per mostrare amore al tuo prossimo. Perché dobbiamo ricordarci, prepariamo anche una canzone mentre prepariamo la cena. Perché Dio ci ha tanto amato e ci ha dimostrato il suo amore per il suo prossimo, per la sua famiglia, perché noi non siamo più stranieri, vicini, noi facciamo parte nel suo regno, nella sua famiglia. Perché lui ha sacrificato il suo corpo, il suo sangue per noi, per fare parte della sua famiglia. Il secondo comandamento per noi è di amare il nostro prossimo. E la sfida è di non dimenticare chi è il nostro prossimo. Forse c'è qualcuno nel vostro palazzo, o forse c'è qualcuno che per te in modo personale è difficile amare. E mia mamma mi ha detto da quando ero piccolo che non ero un figlio molto facile ad amare, perché ero molto difficile. E mia mamma mi ha detto che di essere amato devo fare anche io un effort di essere amato, di ascoltarla, per ascoltarla e di avere un buon comportamento. Qual è la sfida che Dio ti mette davanti? Non aver paura di ammettere se è difficile per te amare il tuo prossimo. Insieme come comunità cristiana possiamo amarci, sostenerci e aiutare a vicenda. E alla fine possiamo avere amare per il nostro prossimo. Con questo pane possiamo ricordare che Lui ci ha dato il suo corpo per noi. E con il suo sangue i nostri peccati sono perdonati. E facciamo anche noi parte nel suo regno e nella sua famiglia. Cantiamo.
Questa domenica abbiamo anche una bella occasione di ascoltare il fondatore e presidente dell'organizzazione di volontariato penitenziario CRIVO, Michele Recupero. Vieni pure. E lui ci fa una breve presentazione della sua organizzazione. È un'opportunità per noi, per amore. Per amare il nostro prossimo. Grazie, piacere di conoscervi. Sì. Come ha detto il fratello, sono Michele Recupero, mi trovo di passaggio qua da Messina. Mi hanno messo Recupero, sapete perché? Perché mi occupo del recupero dei detenuti. Dal 2007 che il Signore mi ha dato modo di poter entrare dentro il carcere di Messina, città da dove provengo,
Si sente dall'accento, no? Non tantissimo. Non tantissimo perché, diciamo, giro l'Italia. Da 7 anni vivo su un camper insieme a mia moglie. Abbiamo lasciato casa a Messina proprio per raggiungere le carceri, per formare nuovi volontari. E io ringrazio Dio perché oggi, dopo 14 anni di attività, siamo presenti in 7 regioni d'Italia con quasi 140 volontari sparsi su tutto il territorio italiano. Grazie a Dio stiamo vedendo grandi risultati, grazie a Dio anche per il vostro sostegno, perché mi diceva il mio collaboratore Luca Pizzorno che voi ci sostenete, e questo veramente mi fa piacere che siete sensibili a quest'opera. E questa mattina avrei tante testimonianze da raccontarvi, come il Signore ha chiamato a Lui tanti detenuti, ma anche tante famiglie di detenuti. E questa mattina io vi ho portato la testimonianza di François. Vedete quest'uomo? Voglio parlarvi un po' chi era quest'uomo, prima di farvi vedere il video della sua testimonianza. François Xavier Torres, lui è stato un membro di una grossa organizzazione criminale, risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Corte di Appello di Milano. Quest'uomo, lui adesso avrà sicuramente un 60 anni quasi, tanto per farvi capire, è stato condannato a 7 anni nel marzo del 2000 in Francia per un traffico di stupefacenti di 22 tonnellate di esplosivi, armi, 3 anni di condanna nel novembre del 2008 in Spagna per 10 tonnellate di cocaina, in novembre del 2014 per 10 kg di marijuana, e nel giugno del 2015 in Francia, mentre lui andava a firmare al posto di polizia, è stato arrestato per un ordine di carcerazione, per un mandato di cattura europea, e condannato a 24 anni di carcere con un fine pena giugno 2039. Bene, François viene arrestato e viene trasferito nel carcere di Genova Marassi, dove il Signore ha voluto che incontrasse uno dei nostri volontari, Aldo, nel carcere di Genova Marassi, che mentre donava i calendari a blocchetto, grazie a Dio ogni anno, a fine anno, noi tramite le donazioni doniamo diciamo centinaia e centinaia di calendari a blocchetto, e mentre lui vedeva questo volontario che distribuiva i calendari cella per cella, disse: io voglio conoscervi, io voglio parlare con voi. E così gli è stato chiesto di fare la domandina, e insieme a Cristina e Aldo, quella sorella che si vedeva prima nelle immagini, questa sorella, questa è mia moglie comunque, che vi saluta, non si trova qui perché attualmente sta lavorando a Bergamo, insieme a Cristina e insieme ad Aldo vanno a trovare François, e lì succede qualcosa di meraviglioso. Lui incontra il Signore. Durante la sua testimonianza lui ci parla di barrette di cioccolata, ma in realtà non sono barrette di cioccolata, sono panetti di hashish. Ecco, questi qua sono panetti di hashish, lui chiama barrette di cioccolata. E per farvi capire quanto sono 10 tonnellate di hashish che lui ha trafficato, l'altra immagine per favore, ecco, questi sono 10 tonnellate di hashish, tanto per farvi capire dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. E adesso voglio farvi ascoltare la testimonianza di François e poi vi dirò qualche altra cosa.
Spagnola immigrata, no? E mis padres arrivano del franquismo e non ho avuto nessuna educazione religiosa e quando ho stato cresciuto e nascuto in los quartieri francesi, algo che è multiculturale, e allí ho iniziato a prendere il cammino della mala vita, no? Y dopo, siendo español y con mi fratello mayor, habíamos familia en el sur de España. Allí hemos empezado a andar allí, a comprar en grosso, a portar en Francia, a ver un poco el monopolio de toda esta sustancia, ¿no? en mi ciudad. Y allí hemos empezado a crecer. Dopo de hijo de hilo en aguja, hemos entrado en Marruecos. In Marruecos abbiamo iniziato a lavorare molto più grosso. Dopo delle barre di cioccolato mi sono trovato nella montagna, abbiamo iniziato a fare 100 kg, dopo 200, dopo sono arrivato a tonnellate. E la più grossa affare che abbiamo fatto in questo settore è stato 10 tonnellate di fumo. Quando sono arrivato, pues certo, aveva i soldi, aveva la vita facile, aveva il rispetto delle altre. De altri, no? Che era più che altro il rispetto e la paura, no? Di quello che poteva io fare. Dopo sono entrato in prigione in Francia, allí ho conosciuto un argentino che aveva un giro abbastanza grosso e lui era in contatto con la. Il bello della diretta, questo è. Vuoi provare dalla chiavetta? No. Ho deciso di andarmene via, no? Di tutta la gente, questo giro che conosceva, no? Mi sono andato in questo gioco, voglio dire, dopo non c'è più uscita, pierde questa emozione del dinero. E io con lui, quando l'ho conosciuto, non siamo stati visto fuori. Io fuori io sono andato a suo paese, e con lui sono andato lì a Bolivia, dove producevano la cocaina. E abbiamo iniziato anche la stessa cosa, a fare il giro di qualche piccolo chilo, dopo più grosso. E dopo mi sono fermato, mi sono fatto prendere io stesso la trappola, perché quando cai in questo gioco, voglio dire, dopo non c'è più uscita, pierde questa emozione del dinero. Sono entrato in galera in Spagna, ho fatto qualche anno di prigione e quando sono uscito ho deciso di andarmene via, no? Di tutta la gente, questo giro che conosceva, no? Mi sono andato a vivere in un piccolo paese e è arrivato che ho avuto la crisi in Spagna, come ben sapete. Sono ritornato in Francia. Il primo negozio che ho fatto in Francia mi stava aspettando la polizia, che faceva 10 anni che non entrava in Francia. E dopo, allo 6 mesi, per fortuna o per sfortuna, sono uscito. E quando sono uscito, era convinto che era Dio che aveva posto la mano in questa cosa, no? E io che ho fatto? Sono uscito con l'obbligo di firmo alla gendarmeria, no? E quando sono arrivato, che è filmato, mi ha guardato, mi ha detto: "E tu sei in stato d'arresto?". Io pensavo che stava scherzando, no? Dice: "Ma che stai dicendo?". Mi ha detto: "Sì, sì, c'è un mandato d'arresto europeo, sei condannato a 24 anni di prigione in Italia". E come mi conosce nella città, io pensavo che stava ridendo, no? Le dico: "Ma dammi il passaporto e lascia stare". Mi ha detto: "No, no, veramente, da qua te ne vai in prigione". Mi sono trovato la stessa sera in prigione,
A los tres meses me han enviado a Cuba. Y cuando son arrivato a Cuba, quasi tre anni, me han puesto en una celda con un colombiano. Y el colombiano era una persona molto credente, ¿no? Y lui ha empezado a parlarmi del Signore. Nonostante, arrivamos casi a fine di anno y vedo una persona corriendo allí en el corridoio con una giacca più della Crivo y estaba regalando dei calendari, ¿no? Y yo le dije, dico, ¿me tú chi sei? Y lui mi dice subito, ¿me tú sei spagnolo? Y dice, ¿me tú sei colombiano? Mi ha detto, no, pero mi moglie es colombiana y he vissuto abbastanza anni allí. Mi ha detto, si vuole fai una domandina e nos demanda a sapere. Dico, chi la deve fare? Mi se la fai alla Crivo. Io l'ho fatto e è arrivato che il 23 di dicembre dell'anno scorso ha venuto sua moglie, Cristina, e il ragazzo che si chiama Aldo, e sono entrato in questa piccola stanza, no? E quando lo si è visto che di sua moglie emanava una potenza veramente scomunale, no? Y cuando hemos empezado a hablar, yo le dito, guarda, yo estoy cercando al Señor y tú, me la ha dicho, me guarda que el Señor está al lado de ti. Y veramente cuando me ha hablado, ha estado para mí como, yo no sé cómo explicarlo, me voglio dire, como una luz que ha entrado dentro de mí, he sentido como una mano, como una irradiación que me ha levado todo el peso, he empezado a piangere, a piangere, a piangere, a piangere. Y finalmente he decidido de restar con los fratelli evangelistas que hoy considero como fratelli. Y voglio dire, di più en più en più, me sono reso conto, ¿no?, que la verdadera fe, porque esto no es una religión a donde te inculcan que esto es así, esto es así, esto es así. No, loro non hanno iniziato a parlarmi di tutte le cose che aveva, il collo, il rosario, tutto questo, che questo non era bene. Lo è fatto, sono entrato nella cella, ho levato il rosario, ho levato tutte le postine della Madonna che aveva e ho aperto Isaías. E in questi istanti, veramente, quando ho letto Isaia nel paragrafo 40-60, mi sono posto a piangere e ho sentito veramente la potenza di Dio, no? E io so che oggi, ad esempio, quando lo sdelacrivo non viene una settimana perché a fuori hanno le cose, noi a quando lo capiamo, no? Perché subito andiamo a sentire, no? Non sanno per noi la importanza che il bisogno che abbiamo veramente di vederlo, no? E molte volte ne siamo grati, perché io sono il primo a dire, ma io ammiro gente come voi, che c'è una vita fuori, che lavora, che tutto questo, e che prendeis il vostro tempo libero per venire a passare con quattro disgraziati come noi, no? Voglio dire, questo mi fa vedere che se non c'è il Signore con loro, vuol dire veramente non puoi, non c'è esplicazione, no? E voglio dire a loro che continuate il vostro lavoro, perché veramente per gente come io era prima è molto importante, perché qua penso che è un terreno fertile, no, per incontrare il Signore. Certo che se il regno del maligno, mi voglio dire qua, è un terreno facile per voi. Noi abbiamo bisogno di vostra visita, no, ebdomadaria, la verità. E niente di più, questa è la mia testimonianza. Adios, buona fortuna. Bene, François successivamente viene battezzato in acqua dalla chiesa di Genova, accetta il Signore col battesimo in acqua insieme a un suo compagno di cella e successivamente viene trasferito a Saluzzo, Cuneo, nel carcere di Saluzzo, dove anche grazie a Dio noi operiamo in quell'istituto. E lì lui, grazie a Dio, forma insieme a 7 detenuti un gruppo di preghiera dove leggono insieme la parola di Dio e pregano insieme. Successivamente da Saluzzo François viene trasferito in un carcere in Francia e lì succede che purtroppo lo vengono a prendere al confine con l'Italia, ma poi lui ci racconterà successivamente che passa un brutto periodo
perché lì viene trattato non come la persona che avete visto, ma come narcotrafficante, perciò viene trattato male e lui passa un periodo brutto della sua vita. Poi noi siamo andati a trovarlo in Francia, io e mia moglie, insieme a una volontaria francese, e abbiamo visto che si è ripreso e grazie a Dio adesso sta continuando a servire il Signore. E vogliamo invitarvi a pregare per noi, per quest'opera. Non vi dimenticate dell'opera della Crivop Italia, è sempre in espansione quest'opera. Grazie a Dio abbiamo avuto un riconoscimento del Ministero di Giustizia a livello nazionale, perciò questo lavoro ci sta, come dire, aumentando sempre di più. Infatti la nostra speranza è che il Signore possa chiamare operai, gloria a Dio, che in mezzo a voi ci possono essere altri operai, affinché veramente possiamo raggiungere queste anime che sono senza speranza e che stanno aspettando qualcuno che gli possa dire: ce la puoi fare, Gesù ti ama. A Dio tutta la lode e la gloria, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Grazie. Dio opera nel cuore delle persone, e proprio per quell'amore fraterno di cui ci ha raccontato stamattina Mihai, modalità diverse di amare il prossimo, ma poi alla fine della fiera, in fondo c'è sempre radicato il Signore che opera, quindi questo è proprio bello, essere, diciamo, essere davanti a queste opere. Piccoli veloci annunci, giusto per darvi due indicazioni della settimana. Chat di preghiera domattina dalle 8 alle 9 su WhatsApp, la conosciamo, sappiamo bene che siamo tutti invitati a partecipare se abbiamo piacere. Mercoledì sera alle 19 su Zoom il Salmo 50, è un momento di transizione da Luca agli Atti che cominceremo a maggio, quindi ci soffermiamo di nuovo sul Salmo 50 come mercoledì scorso. Mercoledì prossimo, ore 20, alla Chiesa Battista in via Vernazza, c'è l'assemblea UES. I soci, cioè come c'è scritto, i soci che non hanno ricevuto la comunicazione per mail possono richiederla a Renata, ok? Successivamente abbiamo il 37esimo convegno di Porte Aperte a Rimini, il 6 e l'8 maggio 2022. Io non so se c'è ancora tempo per eventualmente registrarsi, direi di sì, nel caso fatelo, perché è veramente una bellissima occasione anche qua per vedere veramente come opera il Signore in mezzo alla gente. E per ultimo, ma non da poco, Maria Tardino e Andrea Papini festeggiano gli anni questa settimana, quindi buon compleanno, buona domenica a tutti. Domenica.